Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli e mi occupo di formazione e consulenza nel mondo della fibra ottica. Oggi è un video diverso, un video divertente. Oggi farò l'unboxing di due belle scatole, due bei prodotti che mi sono arrivati, nello specifico una sorgente ottica e un power meter. Iniziamo dalla sorgente ottica, un Center ST8115. Allora, contenuto della confezione, ovviamente il pezzo forte lo apriamo per ultimo, il libretto delle istruzioni e all'interno anche un pacchettino di cotton fioc per pulire i connettori, un kit di adattatori di ricambio per i diversi tipi di connettore, la cinghia e, cosa molto importante, l'alimentatore. Poi ne parliamo. Apriamo la confezione ed ecco qui la sorgente ottica, la sorgente laser, che dovrebbe essere già funzionante. Ora io non aspetto nemmeno di togliere il cellophane, eccola qui. Dunque, questa sorgente ottica della Center, diciamo una normalissima sorgente ottica con delle caratteristiche abbastanza tradizionali, molto comodo, un fatto che io apprezzo molto di questo prodotto è appunto il fatto che non lavori con le classiche batterie, le classiche pile, ma appunto ci sia la possibilità di ricaricare la batteria interna, così non abbiamo il problema di dimenticarci di aver comprato le batterie e soprattutto possiamo avere anche un segnale più costante, visto che possiamo anche lavorare con lo strumento attaccato all'alimentazione elettrica. Sappiamo che uno dei più grandi problemi delle sorgenti economiche come queste è proprio il fatto che quando le batterie si scaricano il segnale inizia a perdere di potenza oppure diventa comunque instabile, non garantendoci una misura accurata. Allora, come nella maggior parte delle sorgenti, possiamo selezionare la lunghezza d'onda, in questo caso 1310-1550. Abbiamo anche la possibilità su questo modello di lavorare con fibra multimodale, quindi ora devo controllare sul libretto delle istruzioni, ma una uscita sarà per il monomodale, una uscita sarà per il multimodale. Molto semplice da utilizzare, abbiamo anche il tasto per l'illuminazione dello schermo. Se togliamo i tappini di protezione troviamo i due connettori, in questo caso sono due connettori di tipo FC, ma nella confezione abbiamo i connettori di ricambio, gli adattatori di ricambio, in questo caso un SC e un ST. Il libretto delle istruzioni, per quanto uno strumento così semplice, vediamo cosa riporta. Giusto qualche indicazione sullo strumento e le istruzioni, anche in questo caso solamente due paginette in lingua inglese. È uno strumento veramente semplice da utilizzare, in quanto una volta acceso è già funzionante. Mettiamo via la sorgente ottica e prendiamo il secondo strumento, sicuramente più interessante, in questo caso il power meter ST800K. Troviamo subito il manuale di istruzioni, che in questo caso potrebbe essere anche più interessante perché questo strumento ha un paio di funzioni in più che normalmente nei power meter economici non ci sono. Anche qui il kit di cotton fioc per pulire i connettori, un CD, ora io non ho più nemmeno il lettore CD, quindi non so cosa ci sia all'interno di questo supporto. Qui dice DSL tester, IPTV tester, cable fault locator, test line tester. Cercherò di scoprire di cosa si tratta, ma probabilmente non saranno funzioni fondamentali, ma vi terrò aggiornati. Anche qui troviamo il caricatore indispensabile, la cinghia, un cavetto USB, un altro kit, in questo caso sono due, di adattatori di ricambio per le differenti tipologie di connettori, e poi
finalmente lo strumento. Apriamo, anche in questo caso è impacchettato nuovo. Dovrebbe già avere un po' di carica, quindi con il tasto on si dovrebbe già accendere. Ecco fatto. Allora, particolarità di questo power meter, il fatto che possiamo anche salvare le misure. Infatti qui in alto abbiamo addirittura data e ora, quindi noi potremo salvare una misura eseguita quel particolare giorno in quella particolare ora. Alle lunghezze d'onda classiche 850 nanometri, 1300, 1310, 1490 per l'FTTH, 1550, 1625. In questo caso il livello del segnale lo ci indica che non sta ricevendo nulla. Non capisco perché qui c'è questo 10 nanowatt, in realtà dovrebbe essere 0, probabilmente è un problema di allineamento, di azzeramento. E qui, una volta aperto lo sportellino, abbiamo i due differenti adattatori dove collegarci con la nostra bretellina per eseguire la misura. Sto notando che con la luce della lampada è talmente sensibile che, vedete, appena entra un po' di luce di ambiente il segnale viene riconosciuto. Una delle funzioni più comode è la presenza all'interno anche del visual fault locator, quindi del classico laserino rosso che si può attivare con la freccia verso l'alto schiacciando ripetutamente il tasto. Eccola qui, sia lampeggiante. Ora la spengo, la riaccendo, luce fissa, una seconda pressione, abbiamo la luce lampeggiante. Funzione molto comoda per avere appunto due strumenti all'interno di uno, quindi non doverci portare in giro sempre la pennetta, ma con l'ingombro di un solo strumento e soprattutto con la carica di un solo strumento abbiamo entrambe le funzioni. Sostituisco gli adattatori per poter collegare una bretellina e fare una prova. Avvito il mio nuovo adattatore. Non è la bretellina più corretta, ma al momento qui in casa ho solo questa, quindi colleghiamo quindi i due strumenti. Allora, la potenza ricevuta in ingresso al power meter è di meno 7,71 dBm, direi abbastanza in linea con il datasheet della sorgente ottica che dice un segnale comunque intorno ai meno 7 dBm, considerando che la connessione non è nemmeno ottimale, direi che questo dato quindi è affidabile. Noto che il segnale è abbastanza stabile, non varia nonostante la mia connessione sia molto provvisoria, un segnale di 169 microwatt, e mentre eseguo la misura con il power meter nel frattempo potrei anche, vedete, eseguire un rapido test visivo con il visual fault locator contemporaneamente su ovviamente un'altra fibra. Quindi una coppia di strumenti molto interessanti per chi deve fare semplici collaudi con sorgente ottica e power meter, quindi misurare il livello del segnale e anche le attenuazioni complessive di una tratta ottica. Ripeto, c'è anche la possibilità di memorizzare queste misure, e ora credo che tramite il software sia ovviamente possibile poi scaricarle su computer. Logicamente questo è semplicemente un rapido unboxing, non conosco ancora bene questi strumenti, imparerò a conoscerli nei prossimi giorni utilizzandoli, facendo test e misure. Comunque sono molto soddisfatto appunto di questa coppia sorgente ottica power meter Center. Ovviamente poi seguirà anche una recensione più dettagliata. Se avete altri strumenti, attrezzature, accessori che volete farmi testare, non resta che contattarmi e inviarmeli. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono Alessio Martinelli. Per maggiori informazioni il mio sito www.fiberspecialist.it. Grazie, alla prossima!